Hey, what time is it? What time is it? Take it easy. I told and told her he's waited the hell up in Zanesville to win a job. Yeah, I said he's on a job. Well, when do you believe what it tells you? Max, he won't be back till tomorrow. Today, as every day, I'm going to speak about good and evil. But this time, sisters, it's going to be no story from the holy book about folk who lived thousands of years ago. For today, we have an example of the influence that good can have over evil right here within our own very midst. Yes, that's right. I'm speaking about our own singing angel, Miss Lila Lee. Newspaper. Vultures who live off the weak have printed the fact that our little princess is the daughter of Alvin Lee, an evil gangster who has just now murdered his own wife. Good people, we know that even as some stinging flies buzz malicious slander and gossip about us, our own Lila Lee is the most innocent creature on God's earth. Removed from her monstrous parents for more than 3 years, she has been washed clean of their evil counsel and has been truly reborn, finding Christ's parental guidance as a ward of this, our church. Is it not enough to make the Father pay for these leprous sins? Must you demand that his poor, innocent little child be punished as well? Diavolo.
Cara Laila, ti scrivo questa mia su richiesta di tuo padre. Per lui è giunta l'ora della resa dei conti e desidera ardentemente che tu lo assolva per qualsiasi male possa averti fatto. Raggiungici da sola. Se parlerai di questo anche alla persona più cara, non potrai più assecondare l'ultimo desiderio di tuo padre. In virtù delle tue buone azioni, della tua devozione, so che non verrai meno a quanto ti ho chiesto. A Cluse troverai le istruzioni per il viaggio. Tua sorella in Cristo, Lemuel. Vado a trovare papà e a perdonarli. Ho ancora paura, ma voglio più di ogni altra cosa essere una buona cristiana e fare sì che tu sia fiero di me. Baci, Laila. Non sei ancora pronto. Ho avuto un sacco di cose da fare. Beh, cerca di sbrigarti. Dobbiamo arrivare fino a Oak Park. Forza, entra. Faccio in un attimo. Signore, potrebbe darmi un passaggio? Devo prendere l'autobus a Oak Park. Ascolta, pupatola, questo non è un taxi. Tornatene dalla mamma. Prima che io cambi idea. Vattene! Nastri 13 anni con occhioni celesti? Sì. Accidenti, non posso crederci. La santarellina che va in giro di notte. Vuoi sapere chi era quella? Era la signorina Purezza. Quella che canta nel coro della chiesa. Laila Lee. Ehi, ma è la figlia di Alvin Lee. Forse voleva raggiungere quel delinquente. Sai, lo stanno cercando dappertutto. Per me batte il marciapiede. Dovremmo avvertire quel sant'uomo del reverendo con cui vive. Credi che se la faccia col reverendo? Tu pensi sempre alle porcherie. Quel reverendo è casto e puro come una mammoletta. Ma sarà. Ma se io mi trovassi al suo posto, mi sarebbe dannatamente difficile concentrarmi sulla Bibbia. Scommetti che quello sbarbatello di prete non vede l'ora di insegnarle qualcosa. E che lei è vogliosa d'apprendere. Dovrai andargli incontro, perché il Signore ti darà il coraggio. E ricordati di seguire i suoi insegnamenti, non seguirli, e sarà la tua rovina. Per oggi basta. Grazie, reverendo. Le sue parole sono così forti, così buone. Avrò tutto il coraggio necessario. Laila, sai che non tollero queste esibizioni non necessarie di affetto. Ora tu... vai in camera tua.
Non cominciare. Cerca di comportarti da gentiluomo. Avanti, su. Lasciati toccare. No. Ehi. Ehi. She was holy and divine, and I wish that girl was mine. Her eyes, they were the bluest of them all. But on that dark black day when she laughed and walked away, I knew she was a-headin' for a fall. She had lovely golden hair that would fill the air, and I told that girl that one day we'd be wed. But she only laughed at me, I wasn't good at it. Senorita! Affamizzare con quel vagabondo! Che fai? Ti diverti, ragazzina? Well, I saw her late last night. Oh, God, she was tired. Up and powdered like a whore. And I knew that wife of mine is the one that's so divine. And there ain't no paper angel anymore. C'è nessuno. Un biglietto per North Park Longtail. Non facciamo quei biglietti. Noi non serviamo quel posto, non fa parte delle linee regolari. Pagherai all'autista quando sarai sull'autobus. E dov'è? Posteggia sul retro. È l'unica corsa notturna di questo dannato paese. Non puoi sbagliare. Grazie. Ma tu che fai in giro a quest'ora di notte? Devo raggiungere un parente ammalato. Oh, mi dispiace. Io ti ho già vista. No, non credo. Sì, sono sicuro di averti vista da qualche parte. Forse si tratta di una somiglianza. Beh, forse sì. Ma una ragazzina carina come te, me la ricorderei. Di, che mi diresti di un po' di cioccolata? Ne ho una scatola qui. No, non si disturba. Su, avanti, prendine. Avanti, sono deliziosi, credi? Beh. Scegli quello che ti piace di più. Non fare complimenti. Vai ad Astaroth. Sì. Sei Laila. Sì. Tu vai ad Astaroth. Paga. Quanto le devo? Si è fatta notte. Dovrai darmi di più, ci vuole un extra. Meno altro. Basterà. Basterà. Va a sederti là in fondo. Cosa? Sicuro, se ci riesci.
Questo tronco tridume, tutto intorno è maggio. E diventa sempre peggio più avanti vai. Fino ad Astaroth. È distante. Troppo, secondo me. Ci vado solo eccezionalmente, come questa notte. Perché? Quel posto mi fa venire la pelle d'oca. I treni hanno smesso di arrivarci molti, molti anni fa. Ci sono paludi dappertutto. Ormai non ci abita quasi nessuno. E quelli che sono rimasti... Oddio, quella gente... Sono tutti ammalati. Sono dei mostri. Sono divorati dal morbo di Astaroth. Peggiorano sempre e l'epidemia non si calma. Che orrore. Perché non li curano? Non lo so. Io non lo so. Non bisogna essere curiosi. A quelli non piace che si facciano loro certe domande. Si racconta di gente che non è tornata.